Salve care amiche ed amici, sono finite le elezioni, continuano gli scrutini che devono finire, forse si andrà al ballottaggio in molte regioni e come sempre ogni volta nel post elezioni c'è la kermesse delle contestazioni dei voti, tutti insoddisfatti a eccezione del PD, ma tutti contenti e dicendo che sono andati meglio del previsto, che non è andato tanto male come pensavano, a parte la nuova destra di La Russa e di Brunetta, che sono stati bastonati dai risultati. Comunque tutti a contestare, tutti a parlare come vincitori, tutti sconfitti dentro nell'animo, tutti volendo insegnare delle lezioni. Ecco perché abbiamo il paese che abbiamo, con la politica che abbiamo e con i politici che abbiamo, perché nessuno si assume delle responsabilità. Adesso speriamo che il PD faccia la differenza. Vediamo un po', perché intanto in Europa hanno vinto gli euroscettici e magari, anche se in Italia hanno votato PD, in fondo molti hanno un'orientazione euroscettica e magari in fondo appoggiano quello che dice Beppe Grillo e votano PD. Beh, Italia realmente deve andare avanti, speriamo che dopo queste elezioni i politici si mettano la testa a posto. Ho dei dubbi e soprattutto vediamo le prossime politiche che succederà, perché sono più decisive. Questo è stato un collaudo. Io ho dei dubbi che le proiezioni di queste elezioni, diciamo regionali ed europee, siano veramente qualcosa che rivelino le politiche a venire, perché magari, ecco, gli italiani hanno scelto sempre una cosa per le elezioni regionali e un'altra per le politiche, le elezioni nazionali, e poi anche alle europee, magari adesso sull'onda di quello che hanno scelto alle elezioni regionali, hanno votato PD. Però ecco, le nazionali sono la vera sfida. Riuscirà il PD a vincere di nuovo, a stravincere? Vincerà il Movimento 5 Stelle? Ci avrà qualche chance i partiti di destra? Riemergeranno i radicali come negli anni 70? Si spaccherà ancora di più il paese con le elezioni nazionali, o invece ci avrà più unità e più coerenza e coesione? Usciremo dall'euro e dall'Europa o no? Quindi io non ho potuto interpretare bene quest'ultimo voto, anche perché i risultati sono ancora parziali, ma bisognerà vedere le votazioni politiche a livello nazionale come saranno. Lì veramente ci sarà da aggirare uno scoglio, perché veramente una cosa sono le elezioni regionali, un'altra cosa le nazionali. Beh, vi lascio, a presto, ciao.